Siamo in questo momento con tre pensieri di preghiera offerti dalle tre grandi tradizioni monoteisti, quella ebraica, quella musulmana e quella cristiana. Poi al termine, tutti insieme, molti di voi hanno tra le mani questo foglietto a colori, pregheremo insieme con il testo che vi è stato dato. Ascolteremo adesso la preghiera che ci propone il rabbino Giuseppe Momigliano. Lettura biblica dal Salmo 34. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio. Chi è l'uomo che desidera la vita, che ama vedere il benessere per molti giorni? Trattieni la tua lingua dalla maldicenza, le tue labbra dal parlare con inganno. Evita il male, opera il bene, cerca la pace e sforzati di conseguirla. Lettura dai testi rabbinici, capitoli dei padri. Rabbi Shimon, figlio di Gamliel, insegnava: il mondo si regge su tre cose, sulla verità, sulla giustizia e sulla pace. Secondo quanto è detto, verità e diritto di pace giudicate nelle vostre città, dal profeta Zaccaria. Preghiera per la pace di Rabbi Nachman di Breslau. Signore della pace, Melech HaShalom, divino sovrano al quale appartiene la pace, Melech Shalom Shalom, costruttore di pace, creatore di tutte le cose, sia la tua volontà porre fine alla guerra, allo spargimento di sangue nel mondo. Sia tua volontà diffondere la pace perfetta e meravigliosa in tutto il mondo, così che le nazioni non levino più la spada l'una contro l'altra e non imparino più la guerra. Aiutaci e salva tutti noi. Fa che meritiamo di restare fortemente ancorati alla virtù della pace. Fa che ci sia una pace vera e perfetta fra ogni persona e il suo prossimo, fra il marito e la moglie. Fa che non ci siano divisioni fra i popoli, neppure nel loro cuore. Fa che ognuno ami la pace e persegua la pace, sempre nella verità e nell'integrità. Fa che non cadiamo preda delle divisioni, neanche quando provengono da quanti non sono in accordo con noi. Fa che nessuno di noi abbia mai a mancare di rispetto e disonori alcuno sulla terra, che sia grande o piccolo, e che davvero possiamo meritare di rispettare il comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore, con tutto il tuo cuore, con tutto il corpo, con tutta l'anima e con tutti i nostri averi. Fa che possiamo comprendere che non siamo venuti a questo mondo per l'odio o la vendetta, ma per conoscere le tue opere e le tue vie. Fa che ciò che è scritto nella Bibbia sia realizzato per noi: concederò la pace sulla terra e voi riposerete e nessuno vi farà temere. Allontanerò anche gli animali pericolosi dalla terra. La spada non attraverserà la vostra terra. Melech Shalom, Barechenu le Shalom. Dio che è pace, ci benedica con la pace. Amen. Custodiamo alcuni attimi di silenzio e poi ascoltiamo la preghiera che ci è proposta dalla comunità islamica del Tigulio. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in questa manifestazione per dire no alla violenza, no al terrorismo, no a qualsiasi tipo del male sotto qualunque nome. E siamo anche qui per dire sia al dialogo, sia al rispetto fra di noi, perché sono questi i veri pilastri per l'integrazione
dentro un popolo che ha diverse culture come l'Italia. E questa è una base solida e forte per costruire un mondo senza paura e senza odio. E anche in questa manifestazione sono riuniti i rappresentanti di religioni fondamentali in questo paese per mandare una lettera forte e un messaggio chiaro che le religioni non c'entrano nulla con nessun tipo di violenza o di terrore. E purtroppo quello che sentiamo oggi, che ci sono guerre di qua e di là nel mondo, è a causa dell'allontanamento dal dialogo e dal malpregiudizio verso l'altro. E adesso vi leggo due versetti dal Sacro Corano con la traduzione. Allah dice: chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, se come se avesse ucciso l'umanità intera, e che ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. E Dio dice: nel nome di Dio clemente e misericordioso, lode a Dio, Signore dell'universo, clemente e misericordioso, padrone del giorno della ricompensa. Ti adoriamo e a te rivolgiamo, chiedendoti aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che tu hai favorito, che non sono perduti. Crediamo in Dio e alla rivelazione che è stata fatta a noi, ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe, e alle tribù, a quella donata a Mosè e a Gesù. O uomini, abbiate timore dal vostro protettore e Signore, e chi vi ha creato da una unica persona. E alla fine dobbiamo aiutarci fra di noi per insegnare ai nostri figli la cultura del dialogo e del rispetto, perché sono loro gli uomini di domani, per vivere in un mondo pieno di pace e di amore. Grazie a tutti. La preghiera proposta dalle comunità cristiane del Tigullio, dal Salmo 85. Voglio ascoltare la parola di Dio. Il Signore annuncia la pace al suo popolo, ai suoi adoratori, perché non ritornino alla loro follia. La sua salvezza è vicina a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Si incontreranno amore e fedeltà. Si baceranno pace e giustizia. La fedeltà germoglierà dalla terra. Dal cielo si affaccerà la giustizia. Sì, il Signore darà il bene. La nostra terra darà il suo frutto. La giustizia precederà il suo volto. I suoi passi tracceranno il cammino. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Amen. Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma ringraziamo anche tutti coloro che sono intervenuti, in particolare il sindaco di Chiavari, il sindaco di Mezzanego e anche coloro che hanno aiutato lo svolgimento di questo momento di testimonianza e di preghiera. E anche il sindaco di Sesti Levante, che non avevo visto. Effettivamente ci sei solo. Ecco, la preghiera che Papa Francesco propone al termine dell'enciclica Laudato Si, una preghiera al Dio onnipotente presente in tutto l'universo, che è sembrata ai rappresentanti delle tre religioni monoteistiche una preghiera possibile a pregare insieme a tutti, cristiani, ebrei e musulmani. Allora lo facciamo dicendolo insieme, senza correre, seguendo sul foglietto colorato che avete tra le mani. Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della verità e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché segniamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Ci sta. We shall overcome. We shall overcome.
Buona serata a tutti.